Lo Simeoni che abbiamo già avuto l'onore di intervistare in più occasioni e ancora una volta il nome di Raffaello Simeoni legato ai valori della solidarietà. Sicuramente sempre ci sarò, perché un po' l'ho fatto per mestiere questo della solidarietà, per tanti anni ho lavorato in ospedale psichiatrico e quindi mi è rimasto dentro. E poi chiaramente mi sembra che tutti quelli che hanno, non solo gli artisti, forse è un po' banale dire gli artisti devono sempre fare solidarietà, la solidarietà la devono fare tutti quanti, però noi ci siamo sempre abbastanza presenti, cerchiamo di starci sempre. Una splendida avventura quella dell'Alcri, un'avventura di 20 anni. Caspita, 20 anni, io mi sono formato oggi, conoscevo l'Alcri, la conosco e non sapevo che tutti questi anni operava a Rieti, insomma. Hai detto ho lavorato in ospedale psichiatrico. Sì, sì, sì. In che ruolo è un ricordo di quei tempi? Allora, ci ho lavorato per 10 anni quasi, quindi dall'86 all'85 no, 2004, e ricordi tantissimi, un ricordo vero, una fisarmonica che mi ha lasciato una persona ricoverata che è morta, non c'è più, l'ha lasciata a me. Questo ricordo ciò che è la cosa più bella, che suono sui dischi tra l'altro. Fisarmonica ancora oggi vitale, porta il respiro di quell'antico messaggio che ti è stato consegnato. Esatto, quindi con grande piacere su ogni disco che faccio ce ne registro un po' col ricordo di questa persona che me l'ha regalata. Raffaello Simeoni, musica etnica, world music, ma con richiami anche al mondo medievale, al passato, alle suggestioni della musica popolare, per un percorso intrigante, pieno di contaminazioni, ma capace di percepire le emozioni più profonde. Io faccio questo mestiere con passione, tutto quello che faccio dentro ci metto il mondo, questa è la cosa che mi interessa di più. Quindi giustamente, come dicevi tu Fulvio, la musica che faccio io c'è tutto il mondo dentro, dalla storia, dagli esordi, dalla musica primitiva, utilizzando strumenti di corno, strumenti costruiti da prodotti animali, agli strumenti d'avanguardia. La world music è questo, è la musica del futuro, i popoli che si incontrano sempre di più, la world music è la musica del futuro. Raffaello Simeoni a Parigi. Raffaello Simeoni a Parigi, riparto sabato. Sì, c'è questa avventura, questo esperimento legato anche al lavoro, a altre cose, quindi è un esperimento. Tanti contatti, su io già ci sono stato a suonare delle volte, è un mondo un po' più attento alla cultura, cosa che ha un po' perduto l'Italia. Grande musica a Torino per uno splendido concerto con grandi artisti. Torino qualche settimana fa, sì, bellissimo, eravamo io, Evi, Avion Travel, Sparagna, Branduardi, abbiamo tutti fatto 3 concerti, ognuno scambiandosi le canzoni degli altri, che probabilmente verrà ripetuto all'Auditorium a Roma i primi di gennaio, con Battiato e Dalla anche. E questo sarà un appuntamento da non mancare, la tua ultima canzone. La mia ultima canzone la farò stasera, si chiama Kyrie Eleison, la proverò questa sera qui, la improvviserò questa sera. Grazie al grande Raffaello Simeoni. Grazie a voi.